Periodicamente si sente parlare della profezia, di San Padre Pio, la profezia che fece su Casa Savoia e in particolare sul destino della monarchia, la sua caduta e il ritorno di un nuovo re. Il primo Vaticino risalirebbe al 1938 durante una visita, un colloquio tra il Santo e Sua Altezza Reale, la principessa Maria José di Piemonte. In quell'occasione Padre Pio disse alla principessa che molte sciagure sarebbero sopraggiunte e la monarchia sarebbe caduta, e tutto ciò con molta rapidità. Ben presto gli eventi si susseguirono in modo repentino, la guerra, i lutti e nel 1946 la fine della monarchia, dopo appena 8 anni da quelle parole di Padre Pio. Ma come il santo aveva profetato, un virgulto sarebbe sbocciato, ridando onore e forza alla famiglia, riottenendole il regno. Inoltre, l'ultima regina intrattenne sempre un rapporto epistolare con il santo. Questi le disse che la monarchia sarebbe tornata, ma prima il ramo principale del casato sarebbe seccato e un di lei parente sarebbe divenuto re. Parole di Padre Pio furono queste: un diverso ramo di Casa Savoia restaurerà la monarchia in Italia e riporterà Casa Savoia alle antiche glorie e agli antichi splendori. Ma le parole del santo andarono ben oltre. Infatti, nel 1967 nacque Aimone di Savoia, figlio del duca d'Aosta Amedeo di Savoia e Claudia d'Orleans, principino battezzato con l'acqua di due fiumi, il Piave e il Giordano, mostrando un segno così di fede cattolica e attaccamento alla memoria della patria. La nonna, la duchessa Madre Irene di Grecia, era devota a Padre Pio ed ebbe modo di raccomandare molte preghiere per il nipote. Inoltre, un altro fatto segna il destino della casa: pochi mesi prima di morire, Padre Pio incontrò i duchi Amedeo e Claudia e il piccolo Aimone. Tra lo stupore dei presenti, il santo, vedendo il bambino, proferì queste parole: "Bimbo, innanzi a te vi è onore e regalità." In più, il santo, parlando con i suoi figli spirituali, dette disposizioni per realizzare un bassorilievo che si trova ancora oggi nella cripta di San Giovanni Rotondo. L'opera, realizzata nel 1968 su commissione di Gian Paolo V e modellata da Cesarino Vincenti, presenta la scritta "Maestà e bellezza gli stan dinanzi" e mostra la Sacra Famiglia, San Pio e un giovanotto in abiti moderni con il collare della Santissima Annunziata, cioè la più alta onorificenza sabauda, e il personaggio che è ritratto nel bassorilievo per fisionomia è identico al principe Aimone, attorno all'età di circa 15 anni. Il mistero di questo, questo ritratto del principino a quell'età, cioè quella più o meno dei 15 anni, viene svelato da questo fatto provvidenziale. Quando Aimone aveva appunto 15 anni, ricevette la suddetta onorificenza sabauda da Sua Maestà Re Umberto II ed era il 1982, un anno prima della morte del sovrano. Il fatto che il re abbia conferito il collare ad Aimone, ancora minorenne, è un unicum nella recente generazione sabauda e mostra un legame incredibile tra Padre Pio e il giovane principe. Ma sussiste un altro aspetto da analizzare. Infatti, dobbiamo ricordare che Vittorio Emanuele, il figlio di Sua Maestà Umberto II, nel 1970 perdette tutti i titoli e le pretese al trono dopo aver contratto matrimonio senza l'assenso del re suo padre. Ergo, Vittorio Emanuele e Emanuele Filiberto sono esclusi dalla linea di successione e non hanno pretese dinastiche. Tant'è che alla morte di Sua Maestà Umberto II nel 1983, Sua Altezza Reale il Duca Amedeo, padre di Aimone, divenne il legittimo capo della casa e in pratica così il ramo principale era seccato, come Padre Pio aveva detto, il nuovo virgulto si stava rafforzando. Inoltre il principe Aimone ha una discendenza. Sposando Sua Altezza Reale Olga di Grecia, la meravigliosa coppia ha avuto 3 bambini: Sua Altezza Reale Umberto, principe di Piemonte, Sua Altezza Reale Amedeo, duca degli Abruzzi e la principessa Isabella. Ogni essere umano ha il suo destino, sia questi un borghese, un re, e ognuno compie il proprio dovere. Infatti, in un'intervista del 2019,
Lo stesso principe Imone con umiltà parlò della profezia, dicendo: «Quanto alla profezia che dice più o meno che tornerà in Savoia, quando mi sono inginocchiato sulla tomba del santo, ho chiesto perdono per quel bassorilievo che mi ritrae nella cripta di Padre Pio. Conobbi bambino l'autore dell'opera. Lui disse che voleva ritrarmi e chi poteva immaginare?» In conclusione, solo con il tempo si vedrà l'evolversi degli eventi. C'è chi, come al solito, non crede alle parole dei santi, ma altri come noi riteniamo che queste parole di Padre Pio siano veramente profetiche e che indichino una verità futura che dovrà realizzarsi. Il bassorilievo, la fine del ramo principale, la successione di Savoia sono già un segno che le cose effettivamente vanno in questa direzione e un giorno, magari non lontano, lo speriamo, ce lo auguriamo, vedremo Aimone I regnare sul nostro paese e riportarlo agli splendori di un tempo.